Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Il Dio vi benedica, carissimi nella grazia, carissimi fratelli e sorelle che siete in diretta, che ascoltate questa breve riflessione. Mi trovo qui, alleluia, con la Bibbia, la parola del Signore. Mi trovo nella piazza di Vigevano, in questo centro dove si vedono i cieli. Vedete, è la terra. Il Signore mi parlò nel Vangelo di Matteo. Allora, vogliamo leggere assieme, carissimi nella grazia, questo passo della Bibbia dove dice che i cieli e la terra passeranno. Dice nel Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 35, dice il Signore che i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, dice il Signore degli eserciti. Vedete qua, come potete vedere, fratelli e sorelle, queste sculture. Ci sono tante sculture, come potete vedere. Questo tempio pagano, che il Signore lo distrugga, ma la parola di Dio dice, come abbiamo letto, fratelli e sorelle, che i cieli e la terra passeranno, ma la sua parola non passerà. Perciò un giorno, dice la parola del Signore, che i cieli e la terra passeranno, tutto finirà su questa terra. Tutto un giorno scomparirà, tutto un giorno verrà iniettato dal soffio dell'Onnipotente. Come noi sappiamo, fratelli e sorelle, che siamo verso la fine. Siamo verso la fine. Come noi sappiamo, carissimi nella grazia, sappiamo che noi, che questo mondo sta andando verso la fine e che il re dei re sta ritornando a giudicare i vivi e i morti. Amen. Perciò la parola di Dio dice che i cieli e la terra passeranno. Tutto passerà, fratelli, su questa terra. Tutte queste belle sculture, tutti questi tempi del Vaticano, tutto passerà. La parola di Dio dice che tutto scomparirà, ma rimarranno solo fede, amore e speranza, ma la più grande di essa è l'amore di Dio. Amen. Perciò vogliamo rimanere saldi nel Signore, vogliamo rimanere saldi nelle vie rette del Signore. Ogni giorno vogliamo andare avanti, ogni giorno vogliamo seguire la via retta del nostro Signore Gesù Cristo. Come potete vedere, si vede il cielo, anche il cielo, dice la parola di Dio, che un giorno scomparirà. Dice la parola di Dio che non rimarrà niente su questa terra, tutto si dissolverà, tutto scomparirà, tutto sarà iniettato, fratelli e sorelle. Vedete, purtroppo le persone sono cieche, le persone non hanno intendimento, non cercano il Signore, non cercano la via stretta, non cercano le cose che non si vedono. Come dice la parola di Dio, quelle cose che non si vedono sono per l'eternità, ma le cose che si vedono sono per un momento. Perciò, fratelli, vogliamo predicare anche il Vangelo, gloria a Dio, e dire alle persone che si devono pentire e ravvedere e credere nel Figlio di Dio, alleluia, che Dio ha mandato suo Figlio affinché chiunque non perisca ma abbia la vita eterna. Guardate, fratelli, come potete vedere le sculture, la piazza, i templi del Vaticano, ma la parola di Dio dice che un giorno i cieli e la terra passeranno, tutto scomparirà. Perciò pentitevi, carissimi, gloria a Dio, cercate il Signore. Alleluia. Tenevo in cuore di fare questa breve riflessione, anche se sono pochi minuti. Gloria a Dio. Perciò rimaniamo saldi in Cristo, fratelli. Rimaniamo saldi nelle vie
del Signore. Alleluia. Rimaniamo aggrappati alla roccia. Rimaniamo saldi nel Signore. Amen. Rimaniamo saldi nel Signore, cari fratelli e care sorelle. Come abbiamo letto, che i cieli e la terra passeranno. Fratelli, tutto un giorno finirà. I soldi un giorno finiranno, la bella vita, i divertimenti, i piaceri, un giorno finirà. Amen. La parola di Dio dice, gloria a Dio, che un giorno tutto scompaia. Perciò vogliamo rimanere saldi nel Signore, saldi in Cristo, che è la via, la verità e la vita, fratelli. Amen. Il Signore la benedica, anche lei. Legge la Bibbia, legge il Vangelo, signora. Siamo verso la fine. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Il Signore vi benedica, carissimi. Vi saluto nell'amore del Signore. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno.